Buongiorno e bentornati su Non è Professionisti News. Nel video di oggi parleremo di preoccupazione per l'incertezza del futuro dei geometri italiani, il resoconto della due giorni romana di geomobilitati, lavori su edifici vincolati, gli ingegneri del Consiglio Nazionale degli Ingegneri chiedono più spazio, la riforma del catasto non sa da fare, marcia indietro del governo sulla riforma catastale. L'Assemblea Nazionale di Geomobilitati, tenutasi a Roma lo scorso 14 e 15 ottobre, ha espresso preoccupazione per il futuro professionale dei geometri italiani. È stata una dei giorni molto densa e proficua, che ha visto anche la partecipazione di interventi molto apprezzati di Giuliano Villi e Salvatore Ciocca. Da tutti gli interventi è emersa una diffusa preoccupazione per il futuro dei geometri italiani, a causa non solo della forte crisi economica in generale e del comparto edilizio nello specifico, ma anche dall'incapacità di rappresentanza della categoria da parte dei vertici istituzionali, come il Consiglio Nazionale e la CIPAG. Una serie di sentenze del giudice amministrativo di primo grado, come quella del TAR del Lazio del 30 marzo 2015, numero 4713, del TAR della Sicilia del 29 ottobre 2015, numero 2519, e del TAR dell'Emilia-Romagna del 13 gennaio 2016, numero 36, sembrano affermare come la non totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico-artistico debba essere affidata alla specifica professionalità dell'architetto. Sembra così passare il riconoscimento di uno spazio di intervento alla figura professionale dell'ingegnere, anche per quanto riguarda gli edifici vincolati. Competenza professionale che, secondo i giudici, sarebbe riconosciuta allorché i lavori riguardino in prevalenza l'adeguamento impiantistico dell'edificio oppure non incidano o non riguardano il profilo estetico e culturale dello stesso. La riforma del catasto non si farà per via dei costi troppo elevati, lo spiega direttamente il viceministro all'economia Enrico Morando, che appunto spiega che la riforma avrebbe dei costi politici troppo elevati e toccherà al nuovo governo riscrivere la riforma e farla approvare nei primi mesi in Parlamento. L'annuncio è stato dato negli scorsi giorni durante una tavola rotonda sull'argomento organizzata da ACEN e dall'Associazione Nazionale Tributaristi Italiani, sezione Campania. Questa era l'ultima notizia per questa puntata di Non è Professionisti News. Vi ringraziamo per averci seguito e vi invitiamo a condividere il video, iscrivervi al nostro canale YouTube e alla newsletter sul blog di Non è Professionisti e di seguirci sui social. Appuntamento venerdì prossimo qui su Non è Professionisti News.